Senza la partecipazione attiva delle famiglie, la conversione ecologica della società è destinata a fallire e il peso di questo fallimento inciderà drammaticamente sul creato e sulle future generazioni. L'allarme è stato lanciato nel corso della giornata di studio Famiglia Custodisci il Creato, organizzata dal Pontificio Consiglio per la Famiglia e dall'Associazione Green Accord Onlus. Dito puntato contro il modello economico consumista e contro un errore antropologico ormai radicato. Questo vuol dire che a forza di concentrarsi su noi stessi perdiamo di vista l'ordine nel quale noi siamo inseriti. L'uomo non è autonomo dal creato, è parte di una creazione di cui certo non è il padrone, è il servitore. Ora, non comprendere questo e mettere se stessi nel punto più alto perché tutto sia a nostro servizio e non noi essere al servizio di tutti, è il rovesciamento di una corretta e serena antropologia. 10 i relatori invitati per riflettere sul ruolo che le famiglie hanno nella costruzione di stili di vita realmente sostenibili. La famiglia ha una potenzialità enorme di cambiare la società e anche di influenzare i mercati, semplicemente se riconosce questa sua forza e non si lascia asservire dal meccanismo pubblicità-consumismo. Veramente può essere il nucleo del cambiamento di cui abbiamo bisogno. In questo sforzo collettivo determinante sarà anche la pressione che sul resto della collettività riusciranno a fare le nuove generazioni. Le nuove generazioni hanno la possibilità di lavorare insieme per contrastare questi problemi globali, anche perché noi ci rendiamo conto che se i problemi non vengono risolti adesso li dovremo affrontare noi in futuro e dovremo noi convivere con questi problemi. Gli esempi di chi ha saputo tradurre queste riflessioni in vita vissuta non mancano, a partire dai tanti giovani che in questi momenti di recessione hanno deciso di tornare all'agricoltura, non solo come opzione imprenditoriale, ma come scelta di vita. Effettivamente il lavoro con la terra dà molta soddisfazione, vedi crescere quello che tu semini, vedi noi nello specifico noi abbiamo un allevamento e quindi vedi gli animali che crescono e quindi vedi proprio il risultato del tuo lavoro, dei tuoi sforzi. Tutto nasce dalla terra, se non si coltiva non si può mangiare, quindi è chiaro, bisogna dare giusto valore a questa cosa. Il messaggio è chiaro e racchiude in sé una speranza. Costruire dal basso una nuova sensibilità per stili di vita sostenibili può spingere le istituzioni mondiali a correggere finalmente i difetti dell'attuale sistema economico e sociale. There are three big transformations that we need. Ci sono tre cose fondamentali. La prima naturalmente è quella di ridurre la produzione di anidride carbonica per salvaguardare l'ambiente, poi quella di portare avanti un'agricoltura sostenibile, sempre a beneficio dell'ambiente, e poi la terza, che è non meno importante, quella dell'istruzione, perché soltanto educando le persone a questo tipo di cultura che si può raggiungere questi risultati. Development.